Ci sono persone che vogliono finire nelle truffe e non c'è niente da fare, ma vi spiego cosa c'è dietro questo, perché sono anni che io e altri, ma insomma, soprattutto attraverso la televisione, la radio, si raggiungono milioni di persone, eppure c'è chi continua a caderci. Dice pure sono truffe semplici, i meccanismi sono abbastanza collaudati e forse le persone che ci cadono, quei meccanismi li conoscono pure. E questa cosa l'ho capita quando ricevo, e capita spesso, delle email da parte di persone che più o meno scrivono così: grazie Marco dell'aiuto che mi dai, sono anni che ti seguo, anzi sono finito in una truffa qualche anno fa, proprio di quelle che ancora non ti conoscevo, dove mi chiedevano soldi per poi essere moltiplicati, alla fine mi hanno portati via. Volevo chiederti, mi hanno detto che c'è questa app, che c'è questo sito, Super Money Multiplication, che fa guadagnare. Almeno un mio amico mi ha detto che lui guadagna, ma tu lo conosci, è serio? Ecco, questa cosa capita molto spesso e arriva anche da persone che in teoria non solo conoscono i meccanismi dei vari schemi Ponzi, delle finte cripto, eccetera, eccetera, ma che ci sono già finite dentro. Allora tu dici, com'è possibile? E qui si entra dentro un meccanismo psicologico che non è la mia materia, ma che ha a che fare sicuramente con quello zoccolo duro che continua a finire dentro queste truffe. E i truffatori continuano a guadagnare, perché c'è chi probabilmente non conosce il mondo digitale e ogni volta che c'è una novità pensa che quella sia la strada. Andiamo avanti con le cripto, con le app che magicamente moltiplicano i soldi, con i sistemi di investimento, alla fine sono schemi Ponzi oppure truffe. Quindi c'è una parte di persone che è insalvabile. Tuttavia, come i chirurghi che continuano a operare anche quando il paziente sulla carta non ha speranze di sopravvivere, anch'io continuo ad aiutare anche quando a volte c'è quello zoccolo duro, anche solo se ne salviamo uno in più, anche solo se no, aiutiamo qualcuno in più a capire, è già un grandissimo successo.